Oggi faremo un quiz sulle schede di toilet. Riesci ad indovinarli tutti? Bene, 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 siamo qua con questo quiz. Da come dice il titolo di questo video, Guess Monster Voice. Molto bene. Dobbiamo indovinare, diciamo, il suono, la voce di questi schede di toilet. Sì, ragazzi, so che la mia cam copre questi tre, ma sapete, se no non sapevo dove mettermi, quindi capitemi. Ora io faccio partire il video, ma mi raccomando, voglio sapere intanto quanti ne fate giuste qua sotto nei commenti, quindi guardate tutto il video per provare a rispondere a tutte le domande. E lasciate un bel like, iniziamo subito. Guardate, alzo anche un po' il volume, ecco qua. Ok? Sì? Beh, ok, io penso di sapere, ragazzi, poi vi faccio anche vedere un po'. Secondo me, ragazzi, è questo qua. Questo che vedete qua sotto. Ma mi raccomando, stoppate un attimo il tempo, scrivimi nei commenti la tua. Quindi vediamo un po', la canzone mi sembra veramente quella proprio classica degli Skibidi. Controlliamo subito e vediamo. E a te. Let's go, cavolo! Ovviamente, ragazzi, vi lascio il link in descrizione del canale che ha fatto questo quiz, se volete andare a provarli anche per voi. E qua ci fa vedere appunto la prima apparizione, la prima clip. Sì, sì, sì. Che ricordi, ragazzi, che ricordi. Ok, ragazzi, tutto un attimo fermare. Allora, qua c'è scritto: è vero che lo Skibidi Toilet ha il suo proprio gioco chiamato Skibidi War Toilet Attack. Allora, ragazzi, io sapevo che stavano creando un gioco sugli Skibidi, quindi ti direi true, ma non lo so. Non lo so, vediamo un attimo. Ragazzi, lo sapevo. Mi ricordavo questa cosa. Andiamo subito, round 3. Fermi tutti quanti, ragazzi. Lo riascolto una, no, scusate. Ok, ok, dobbiamo un attimo ragionare, perché secondo me non può essere un toilet, perché queste, non lo so, mi sembrava quasi un, non lo so, uno speakerman, ti direi. Però non lo so, cavolo, guardate tutti gli speakerman che ci sono. Allora, io appunto, come ho già detto, ragazzi, gli schivi li metto tutti via, mi rimane. Ma chi è sto tizio qua in alto? Non lo so. Allora abbiamo lo speakerman Titan, ok, qua abbiamo un altro speakerman. I cameraman secondo me non c'entrano, e poi... questo qua. Potrebbe essere questo qua in fondo, ragazzi. Ve lo sto indicando con la freccetta. Cavolo, questo è veramente tosto. Lo riascolto un'ultima volta, signori. Cavolo, è difficile. Andrei, forse, sono indeciso, ragazzi, fra questo qua in alto e questo. Ma vado per quello in alto, ragazzi. Per questo qua. Non lo so, ragazzi. Secondo me è un 50-50. Secondo me è uno speaker. Non può essere un toilet. Sono sicuro al 99%. Vediamo un po' cosa ci dice il nostro amico. Cavolo, era quello in basso a sinistra. Sentiamo. Giusto, ragazzi. Madonna, è potentissimo. Quale di questi è il vero Skibidi Toilet? Beh, ragazzi, boh, con tutto il rispetto, ma la C mi sembra veramente stra easy. Cioè, almeno non penso che avessi capelli verdi o rossi. Quindi vado per la C. Vabbè, ragazzi, era molto semplice, dai, lo sapevamo tutti. Altro suono, vediamo. Questo era un suono bello, bello pesante. Lo riascoltiamo un attimo, signori. Ovviamente voglio sapere tutte le vostre risposte qua sotto nei commenti. Quindi, ragazzi, guardate tutto il video, perché sono curioso di sapere cosa voi avete detto. Secondo me fate meglio di me, credo di saperlo. Credo di saperlo. Facciamo scorrere il tempo, come giusto che sia. Secondo me, ragazzi, è questo qua. Guarda, mi abbasso questo qua, ragazzi, perché mi ricordo, ho visto molte sue clip, che lui è enorme, tipo spara i laser dagli occhi. Secondo me è quello, vediamo. E ce l'abbiamo, ragazzi. Me lo ricordavo. È famosissimo questo. Sì. Bene. Vabbè, ragazzi, ma questo ce l'abbiamo appena visto. Il vero G-Man, quindi l'uomo grosso. Vabbè, la numero A. Vabbè. La lettera A, ragazzi, molto molto easy. Certo che voi è un po' più difficili queste domande secondarie. Attenzione, ha detto che questo dovrebbe essere facile. Sentiamo. Cos'è sta roba? No, ferma tutto. No, scusate un attimo, qua c'è qualcosa che non va. Io non ho mai sentito questa roba. Ti direi questo tizio qua in alto, perché non lo conosco. Ma se no, ragazzi, io non conosco sta canzone, non l'ho mai sentita. Metto il tizio in alto, vediamo. Oh mio Dio! Sì! Ma chi è sto tizio? Ragazzi, io non voglio sapere certe cose. Qua abbiamo un labirinto, figata. Allora, ragazzi, prendo il mouse, andiamo così, così. Sì. Andiamo giù così e voilà.
Easy, ragazzi, ve l'ho fatto col cursore. È anche abbastanza semplice in realtà. Ce l'abbiamo. Figo, ragazzi, questo quiz. Mi piace, mi raccomando. Se siete interessati al canale, come già detto, ve lo lascio in descrizione perché merita questo ragazzo. Subito al tuo suono. Qua ragazzi abbiamo un grande aiuto. Risentiamo un attimo perché non vorrei aver sentito male. Ok, ragazzi, penso di andare tranquillamente sullo schibili toilet ragno con tante teste. Perché se sentite ci sono più schibili. Penso che potrebbe essere la scelta migliore, però ci potrebbe essere anche questi poliziotti che sono tanti. Non lo so, ragazzi, io vado per questo. Vado per quello, secondo me. Vediamo un po' se avevo ragione o... ragazzi, era abbastanza semplice in realtà, dai. E lo vediamo, sì. Oh, mamma mia, che brutti che siete. Oh, cavolo, devo trovare quello sbagliato. Ho trovato questo! Questo, oh mamma mia. Sto avendo delle difficoltà clamorose, ragazzi. Questo. Provato, mamma. Oh, guarda che stiamo andando bene. Ne abbiamo sbagliata solo una. Vai. Cosa? C'era la musica di Star Wars. No, ragazzi, non ne ho idea. Vi direi questo qua a sinistra. Perché il background sembra un po', sapete, spazio, galassie, Star Wars, non lo so, ragazzi, penso quello lì. Non l'ho mai sentito, ve lo dico. Oh mio Dio, ho sbagliato. Secondo errore. No, ragazzi, non lo sapevo. Potevo arrivarci, però, vabbè. È vero che lo schivi di toilet può essere creato in Garry's Mod, che è un gioco? Ragazzi, non lo so. True? Non ne ho idea. Cioè, penso di sì, perché in Garry's Mod puoi creare alla fine un po' quello che vuoi, sì. E beh, ragazzi, wow! Che domanda difficile! Sentiamo... No, ragazzi, ma sono difficilissimi. Lo riascoltiamo un attimo. Allora, secondo me va di nuovo la mia teoria su questo qua, ma per il semplice fatto, ragazzi, che io non l'ho mai visto, quindi magari le canzoni che non conosco potrebbero essere queste. Non lo so, ragazzi, perché potrebbe essere anche questo, non lo so. Per darmi un po' di supporto, mi raccomando, lasciate un like, cavolo! Allora, lui ha detto che è uno schibili toilet, quindi dobbiamo eliminare subito tutti i camera, questo video, lo speakerman, ok. È per forza uno schibili toilet. Riascoltiamo un attimo, ragazzi, proprio 2 secondi. Oddio, sembra quasi una musica angelica. Potrebbe essere questo qua. Ragazzi, sono indeciso fra questi due. Vado per questo con l'aureola. Ragazzi, è rischiosissimo, lo so. Io non so, voglio sapere nei commenti cosa avete scelto, perché questa è difficile, cavolo. Che è che non ho visto tutti gli episodi degli Schibili Toilet, ma sono veramente difficili questi. Vediamo. Let's go! Lo sapevo, ragazzi. Si sentiva che era qualcosa tipo angelico così. Puoi trovare le differenze? Allora, ragazzi, gli occhi di Erobrino. È solo questo? Credo di sì. Io ne ho trovata una. C'è qualcos'altro? Ah, vabbè, c'era un buco. Vabbè, sentite, un punto me lo prendo, mi interessa. Quale mostro è questo? Sentiamo. La canzone dello schibidi dopo originale. Cavolo. No, qua non posso fare una brutta figura, però, cavolo. Cioè, questo è proprio l'originale, senza remix. No, ragazzi, è difficilissimo. Oddio, almeno per me è difficile. Magari voi sarete lì con il popcorn, proprio così, chi se ne frega. Non ne ho idea. Andrei con quello militare, fra questi due, ragazzi, non lo so, vediamo. Vedi, questo è un punto. È il mio terzo errore, quarto errore? Il DJ, no, niente, ragazzi, errore. Terzo errore, ci sta. Puoi trovare il puzzle? Vabbè, ragazzi, ma questi sono punti regalati. È ovvio che sia questo qua in alto, che vada qua in mezzo. Vabbè, questi, ragazzi, sono punti regalati. Siamo a 13 punti. Vediamo quanti ne ho fatti, vediamo quanti ne avete fatti voi. Sono curioso. Ascoltiamo. Oddio, allora, fermi. Mi ricordo che questa canzone c'era in un episodio degli Schibili Toilet dove il cameraman veniva, diciamo, corrotto. E se non mi ricordo male, lo Schibili Toilet era un vecchio. Oppure, ragazzi, la mia altra insicurezza, diciamo, è su questo qua. Però, oddio, aspettate un attimo. Ma sono stupido, non è un suono di uno Schibili Toilet, è del cameraman. È di questo qua, ragazzi, questo qua in alto, è del Titan.
Mo vi dico, ho fatto una figuraccia, il mio ragionamento era giusto. No ragazzi, scusate, avevo il cervello un po' fuso, sto recando di mattina. Scusatemi. È quello in alto a sinistra, il Speakerman Titan. Sono abbastanza sicuro. Ragazzi, lo sapevo, mamma mia. Stavo per fare una figuraccia. Me lo ricordo, guarda. Boom! Grande, boom! È vero che la canzone usata si chiama Everybody Wants to Rule the World? Ti direi di sì, anche perché per la legge dei grandi numeri ha fatto tutti i true, questa dovrebbe essere true. Ragazzi, non so, io sto sparando completamente a caso. Nice. Vediamo! Vabbè ragazzi, questo era molto semplice. Io spero che nel video sia un rumore abbastanza alto che riuscite a sentirlo, ma comunque è qua ragazzi, questi qua, i poliziotti. Molto, si sentiva la sirena. Si sentiva, giusto. Beh, non era difficile questo. Bene. Nice. Abbiamo un altro puzzle. Vabbè. Ragazzi, ma è troppo semplice questo qua in basso. Questi proprio, ragazzi, sono punti regalati. Cioè, nel senso, fallo un po' più difficile, amico mio. Ovviamente era giusto. Round 21, vediamo. Ok. Ma cos'è sta roba? Allora, vado un attimo col mio ragionamento di prima. Non può essere un toilet perché non c'è la canzone. Quindi ragazzi, visto che sento tanta esplosione, tanta roba, io andrei di questo qua, ragazzi, lo vedete? Questo dovrebbe essere tipo un cameraman ultra gigante. Secondo me, ragazzi, è questo qua dietro di me. Credo, è la mia unica scelta, perché questo qua non penso possa fare tutto questo casino. Questi sono dei cameraman normali e il resto, ragazzi, sono dei toilet. Quindi la mia scelta va per quello in basso a destra. Non lo so, ragazzi, speriamo di aver fatto giusto. Attenzione, io ho i brividi, signori, ho veramente i brividi. Vediamo un po'. Attenzione. Sono fortissimo. Mamma mia, il suo raggio laser. Grande uomo, grande. Ok, devo prendere l'od adesso, devo trovare quello diverso. Cavolo. Ragazzi, non lo vedo. No, ehi, qua così. Eccolo. Trovato quello lì. Ce l'abbiamo. Sentiamo. Cavolo ragazzi, potrebbero essere veramente tutti. Cioè, direi Speakerman. Questo qua in alto è l'unica cosa che mi viene in mente. Non credo i cameraman. Onestamente non credo quei tre cameraman in alto a destra, signori. Credo lo Speakerman in alto. Vediamo subito. Ragazzi, troppo easy per me. Ma sono fortissimo. Ma non me l'aspettavo, Le differenze, allora abbiamo le cuffie, gli occhi ok, i denti ok. Sono le cuffie? Ah, che qua sono accese le luci, qua no? Potrebbe essere, comunque sì, dai. Ok, le luci e le cuffie. Ma, oh ragazzi, quale mostro preferisci nel mondo degli schibidi toilet? E questa è una domanda anche per voi, signori. Mi raccomando, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Il mio, ragazzi, è assolutamente lo Speakerman Titan. Quello rosso, a me gasa troppo. Con i suoi fucilazzi, fa pam. Mi fa gasare tantissimo, onestamente. Quindi vado per quello. Ma prima di finire il video, ragazzi, volevo un attimo guardare questa cosa che mi è stata detta in questi giorni. Dovrebbe essere stato introdotto un nuovo personaggio nel mondo degli schibidi toilet. Andiamo a vedere. Allora, qua abbiamo un cameraman che stanno massacrando gli schibidi toilet. Oh, cavolo, c'è quello glitchato. Ok, lo scarica. Boom, mamma madonna, è fortissimo. TV Man? Ragazzi, è una TV! Ma l'ha paralizzato! Oh mio Dio! Oh mio Dio! No! Cosa stai dicendo? Oh mio Dio, ragazzi! Ma la faccina! Ma che cavolo! L'importante, ragazzi, è che questo sia un nuovo alleato!